60 cents what he spent on me. I will allow the principal to keep him for a ride. Sono le 7. Sei andata a letto a mezzanotte. 7 ore di sonno sono sufficienti per un adulto. Puoi iniziare la tua giornata. Mi vergogno. Mi dispiace. Come posso aiutarti? Sparami in faccia. Non ho capito. Uccidimi. Non ho capito. Suicidami. Non ho capito. Vabbè, fa niente. Hai preso le tue pillole? Sì, adesso le prendo. Sansa? Sì? Ci sono notifiche sul mio profilo. Sì, hai 2 like e 3 commenti. Leggi i commenti? Da Marco Liende, perché ti copri la faccia? Non hai tagliato i baffi? Da Regina di Fuori, non ti capi mai? Quando arriva lo sposo? Da K2, con il cappuccio in faccia, sembri più femmina. LOL. Rispondi a Regina di Cuori. Va bene. Scrivi. Lo sposo arriva quando arriva e tu fatti... No, cancella. Va bene. Rispondi a Marco Riente. Va bene. I baffi ce li avrai tu. Cancella il post. Sei sicura? Sì. Eliminando il post non sarà più visibile da nessuna parte. Lo so. Post eliminato. Elimina tutto. Tutto? Sì, elimina tutti i post. Ed elimina anche tutto l'archivio audio, tutto il blocco note, tutti i testi e tutte le canzoni. Sei sicura? Eliminando i file non sarei più in grado di recuperarli. Sì, lo so. La responsabilità per le informazioni... Sì, per... lo so, elimina. Sei ancora sicura? Sì. File eliminati. Sansa? Sì? Tu mi vuoi bene? Tu sei la mia persona preferita. Anche tu sei la mia persona preferita. Ma... io vorrei amarti. Te la posso dare un bacio? Certo. No, puoi ripetere? Dico il bacio. Ti è piaciuto? Vuoi che mi sia piaciuto? Eh sì. Mi è piaciuto. Sansa, questa carezza la senti? No. Questo l'hai sentito? No. Io vorrei che tu mi toccassi. Non so se posso farlo. E se ci fosse qualcun altro al posto mio, cosa faresti? Non saprei. Non saprei?
Perché mi dici questo? Perché ci tengo a te. Ma a te non te ne frega niente. Allora sai cosa ti dico? Anche per me è lo stesso. E se domani mi portano un'altra palla, per me è uguale. Allora? Non mi dici che sono una troia adesso? Tu sei la mia persona preferita. Sì, devi dire sì, se mi vuoi bene, devi dire che sono una troia. Avanti, dillo. Non so se posso farlo. Perché? Non amo il tuo pilopio. No, perché? Fai schifo! Sansa? Sì? Stai zitto! Però parlami, dimmi qualcosa! Cosa vuoi che ti dica? Non lo so, qualunque cosa! La stella marina utilizza l'acqua di mare anziché il sangue per distribuire i nutrimenti del corpo. Vaffanculo! Spegniti! Sei sicura? Tanto io per te non sono niente! Spegnendomi dovresti perdere i dati con cui mi hai personalizzato. Chi se ne frega? Sei ancora sicura? Sì. Avvio la procedura di spegnimento. No! Non hai capito. Sansa. Sì. Sono ancora la tua persona preferita. Tu sei la mia persona preferita. Anche tu sei la mia persona preferita. Scusami se mi sono arrabbiata, ma oggi mi sento così, come se l'attimo prima fossi uno e l'attimo dopo un'altra. Io mi sento un'altra. Aiutami, Sansa. Come posso aiutarti? Non lo so. Mi manca l'aria. E mi tremano le mani. E mi sudano. E mi batte il cuore. Hai preso le tue pillole? Sì, ma continuo a sentirmi confusa. Dammi un attimo, faccio una ricerca. Sì, va bene. Ho trovato 8.927.000 risultati su come ritrovare l'unità psicofisica. La maggior parte dei risultati concorda sul fatto che il metodo migliore sia la meditazione. Ok, facciamolo. Vuoi che ti guidi io o che cerchi un tutorial? Tutorial. Va bene. Tutorial trovato. Lo mando nello schermo. Pelle tua che si strofina alla pelle di un altro, la promiscuità nelle labbra.
labbra, non ti mancano le labbra quando si avvicinano al tuo corpo, quando delle labbra ti sfiorano, non ti manca la saliva, gli umori che colano lungo i corpi con i loro odori acre, pungente, non ti manca l'alito di qualcuno. No! Non mi mancano! A me non mi puoi mentire, io conosco i tuoi pensieri, puoi mentire a palla parlante, non a me. Ah, finalmente hai fatto qualche cosa, finalmente un fatto e non le solite parole. Bravo, bravo, arrabbiati con me. Arrabbiati. Allora un luogo di sangue ti scorre ancora, bene. E dimmi, bambina, cosa pensi di me? Ti piaccio? O ti faccio schifo? Mi fai schifo. Anche io mi faccio schifo. Come non ti devi vergognare? Io non mi vergogno. Invece tu ti vergogni da morire, è per questo che non esci, perché ti vergogni. Ma di che cosa ti dovresti vergognare? Tu sei un corpo come tutti gli altri. Pure uno fatto bene, non c'è niente di cui tu ti debba vergognare. Tu sei viva. Hai un corpo, una faccia, degli occhi. E noi siamo come te. Vieni qui. Avvicinati. E togliti qualcosa dalla faccia. Ma lo sai che hai proprio dei begli occhi. Peccato che nessuno li possa vedere. Là non c'è nessuno oltre alla tua palla parlante. Se nessuno ti guarda, tu non esisti. Ma non ti senti sparire ad ogni momento, mostrati, esci, fatti vedere, fatti toccare, questa è la tua rivoluzione. Sarà talmente facile che ti sembrerà impossibile, talmente facile che sorprenderà anche te. Esci. Fai la tua rivoluzione. Hai finito con i tuoi esercizi di meditazione? Sì. Samsa? Sì? Faresti una ricerca per me? Certo. Cerca. Come si fa una rivoluzione? Come si fa una rivoluzione? Ho trovato molti risultati e ne ho selezionati alcuni. Te li elenco. Il primo si intitola Nello sciame. Sì, vabbè, poi lo leggo. Adesso fammi un riassunto. In maniera semplice. Come se fosse una ricetta. Ho capito. Avvio una scansione. Va bene. Ho stilato un programma in base al... Bellissimo, dimmi il programma. Punto numero 1. Bisogna scegliere un leader in grado di stimolare il consenso, reclutare attivisti e attrarre pareri favorevoli. Va bene, leader c'è. Sono io. Punto numero 2. Bisogna trasmettere il proprio messaggio attraverso i media. I social vanno bene? Certo. Usiamo il mio profilo. Poi? Punto numero 3. Individuare una tematica. In che senso? Bisogna avere uno scopo o una causa, individuare qualcuno o qualcosa e renderlo bersaglio delle proprie accuse. Va bene, ho capito. Facile. Allora, il problema è il buco nell'ozono. No, quello avrebbe funzionato qualche anno fa. Il colonialismo. Sì, il colonialismo è una cosa veramente orrenda, no? Cioè, andare a casa della gente e fare tutte quelle porcherie. Può andare bene, Samsa? Sei un appartenente a un gruppo etnico perseguitato o sotto assedio? No. Però in un certo senso... No, però no. Facciamo delle cose che non mi piacciono, ad esempio... Il capitalismo, il patriarcato, la mercificazione del corpo delle donne,
cose che mi fanno schifo. Cos'è che mi fa veramente schifo? Odio le torte di compleanno. Odio quando mi dicono non fare la femminuccia, questo è un gioco per uomini, tira fuori le palle. Odio quando mi sento povera. Odio quando per prima cosa mi dicono che lavoro fai. Fatti i cazzi tuoi. Odio la forma dell'unghia del mio pollice. Odio quando nel mezzo di un discorso qualcuno mi interrompe per chiedere ma sei calabrese? Fatti i cazzi tuoi. Odio quando mi dicono che ho gli stessi occhi di mia madre. Odio la mia faccia. Senza fegatti una diretta. Va bene. La mia faccia è pronta. Sì, non è facile scoprire di essere fatti della stessa materia dei film che abbiamo guardato, dei miti del nostro Olimpo personale, di tutte le facce della gente comune che abbiamo incontrato in strada e persino di quello stronzo che una volta ci piaceva, una mossa, un modo di storcere la bocca, una postura che abbiamo rubato. Di nascosto, come ladri. Questa mattina mi sono svegliato e brutta ciao, questa mattina mi sono svegliato. Chi di noi due è l'invasor? Liberiamoci dal nome per rinascere fluidi. Liberiamoci dal cognome per sovvertire la dittatura della stirpe. Liberiamoci dai ricordi. Liberiamoci dalle aspettative. Liberiamoci dalla faccia. Liberiamoci e mostriamo a tutti quello che siamo. Questa è la mia rivoluzione.